Buongiorno. Stamattina ci siamo svegliati sotto un'umidità pazzesca. C'è praticamente quasi la stessa quantità di acqua di ieri notte che ha piovuto tutta la notte. Quindi tutte cose da asciugare. I panni lavati non si sono asciugati. E quindi abbiamo perso tempo anche stamattina. Ora si infacchetta tutto e si va. Delizia turca di Schulz. Un caffettino, mezza busta di caffè. Come dice Schulz, che per avere bisogna dare. Se vuoi avere un caffè buono, bisogna che ce ne metti. La mazza, sta cosa bene. Guarda qua, guarda che schiumetta, guarda che roba. Hola, ben ritrovati al quarto episodio della traversata. Nello scorso eravamo partiti dal campo numero 2 con direzione Pic Negre e Andorra, sempre seguendo la traccia numero 2 che ci ha portato al campo di oggi, ai bordi del Parco Nazionale dell'Alto Pirineo. Ok, si riparte. Questo posto è stato umidissimo, però civiltà zero. Non so in che raggio non c'è anima viva e tantissimi animali selvatici. Si sentivano solo quelli di notte in continuazione. Schulz, bisogna rifare lo scavicolomo. Si riparte. Ciao campetto. Vediamo bene che non ci sia nessuna buca. Dove era il passaggio? Vediamo, vai. Ok, è andata. Vediamo Schulz. Perfetto. Da Andorra nella scorsa tappa era iniziata la traccia numero 3 che ci ha portato poi al campo, ai bordi del Parco Nazionale degli Alti Pirenei, eccolo qui, lo vediamo in fondo, da dove siamo partiti questa mattina. Addentrandoci sempre di più nel parco, andava tutto bene, poi invece proseguendo sulla pista, nel punto in cui l'altitudine era maggiore, la moto ha cominciato a dare problemi, esattamente in questo punto. Qui una lunga pista alberata che ci ha portato a scendere di altitudine. Come avevamo già notato in altre piste gli scorsi giorni, l'ennesimo bordo fantasma, ma guarda che case, che cascine. Si è toccato un minimo di circa 700 metri. Passaggi elettrificati. A questo punto, nei pressi del paese di Rialp,
la pista ha cominciato ad essere sempre più aperta, sempre meno alberata e piano piano, progressivamente, ci ha portato a salire da 700 metri, come dicevo, fino ai 2200 metri e oltre dello scollinamento. Salita sempre dolcemente con la strada molto ampia e molto ben tenuta. Si scende in valle e si avvicina al momento di fare un po' di rifornimento, sia di carburante che di cibo. Ottimo distributore, buoni prezzi, merendino per colazione, riso e polpette in scatola. Questi sono i mitici calamari al sugo, l'insalata col pollo e formaggio per pranzo, pane, pomodoro, un sacco di roba, buon prezzo. Si prosegue, ma probabilmente non è la traccia giusta. Non è neanche questo. No, perché noi adesso questa prosegue qui. No, è dall'altra parte del fiume, no? Non si capisce. È comunque dall'altra parte. Perché vuoi mangiare qua? No, sicuro, fa un po' di chilometri prima per tranquillizzarmi il cervello. Quella sua asfaltata non era sicuro. Sì, ma guardandola da qui adesso sembra che era quella. Però anche allontanando parecchio la traccia, noi stavamo andando proprio da un'altra parte rispetto alla traccia. Adesso stiamo qui dove diceva la traccia e sembra che la traccia sta lì su. Però qui mi sembra veramente strano il passaggio. Questi sono sentieri, non è. Pure lì, dove va il sentiero, no? C'è un ponte, ma poi è tutto un dirupo. Non può essere questa. E l'unica che era quella dove stavamo, c'era nient'altro. C'era saltato. Sì. Proviamo. Torniamo su e poi giriamo lì alla curva e vediamo cosa dice la traccia. Allora, se il satellite prende bene, la direzione da dove stiamo noi è lì. Però aspetta un attimo, ma c'è aspetta un attimo. Come? Il fiume, sì, cioè, con me, a me corrisponde, uno ce l'ha di qua, uno ce l'ha di là, noi siamo in mezzo. Ritorna sui nostri passi per vedere di capirci qualcosa. Finalmente traccia ritrovata.
lunga serie di tornanti, la strada sale sempre di più in quota. Questo è un rifugio bivacco lasciato aperto da poter sfruttare per qualche campo in quota. Nella tappa precedente al Pic Negre sembrava di essere quasi in Patagonia, qui, anche se non ci sono mai stato, sembrerebbero quasi paesaggi tibetani. In Tibet è vero, non ci sono mai stato, ma di video per non spegnere la fantasia di altri moto viaggiatori se ne vedono tanti. L'entusiasmo per aver raggiunto anche oggi una bella quota è stato subito smorzato. Cominciano i primi problemi. La moto si inghiozza e poi si spegne. Strozza. È un susseguirsi di spegnimenti e accensioni. Schulz piano piano si allontana.
1200 metri, quando abbiamo passato da qualche chilometro l'unica jeep incontrata che poteva darci una mano. La moto si spegne definitivamente. La moto si è proprio fermata, ora scopro la batteria e vedo se è scollegata con i cavi lenti. Questa prima ipotesi poteva essere anche la più semplice da risolvere. Purtroppo si è rivelata errata. Trovato il problema, si sono staccati i cavi del blocchetto. Adesso abbiamo tranciato quelli che erano rimasti attaccati e proviamo e abbiamo trovato il contatto tra quello che fa avviare il circuito. E dopo tre tappe senza incontrare una moto, fortunatamente arrivano tre motociclisti spagnoli che saranno utili per i cablaggi. Svalicati ad oltre 2200 metri, si ritorna verso valle. Dopo una sosta forzata di un paio di giorni nel paese di Esterri-Danò, in un camping siamo riusciti finalmente a trovare un carro attrezzi disponibile. Trattando un po' sul prezzo, ci ha fatto una cifra abbordabile, sempre un botto di euro. In tanti anni di viaggi è la prima volta che vedo andare via la mia moto su un carro attrezzi. Qui di concludere la nostra avventura transpirenaica per quest'anno. Un po' con la coda tra le gambe ce ne torniamo indietro dopo aver percorso un po' meno della metà del tracciato, ma già con il pensiero al proseguimento dell'anno prossimo. È stata una bellissima avventura senza dover fare migliaia di chilometri lontano da casa. È arrivato, neanche arrivato, è già litigato dal finanziere. No, il finanziere, la guardia giurata. Allora, praticamente, sto cretino, no, siccome c'era una fetta bionda e voleva farsi il palmo, tre volte mi ha detto non stai al parco giochi, perché io ho chiesto se potevo entrare col furgone. La seconda volta che mi ha detto non stai al parco giochi, gli ho detto io non sto al parco giochi, ma tu non sei mio fratello. Tranciato quelli che erano rimasti attaccati.
Non fa finta che dormi. Come dici Schulz? Che per avere bisogna dare. Se vuoi avere un caffè buono, bisogna che ce ne metti. Da qui riprendiamo la traccia. La stazione sciistica di Aranza è chiusa e quindi si torna indietro sulla statale. Allora Schulz, il primo obiettivo l'abbiamo raggiunto. Da qua si parte. Anche questa notte è passata bene. L'elogio ai calamari. Mi voleva far mangiare i broccoli crudi. Lui sta mangiando, sembra che mastica i bastoncini. Si è offerto di darmi una scatola di calamari. Ma anche due. Arrosto. Per arrivare qui è stato drammatico.